Casalmaggiore, ambasciata del Ghana per il Nord Italia. Sembra un'esagerazione, ma è proprio così. Da giovedì a sabato, ma si pensa se sarà necessario di estendere il servizio fino a domenica, sono attesi infatti 400 cittadini ghanesi residenti nel Nord Italia proprio a Casalmaggiore, nella zona dell'oratorio Maffei e del Palazzo Abbaziale, dove verrà installata una sorta di sede staccata dell'ambasciata ghanese a Roma, unica presente in Italia. L'idea è venuta a Samuel Appia, referente per la comunità ghanese a Casalmaggiore che lavora per il Ministero dello Stato africano, e ha pensato di invitare l'ambasciatrice Meren Benya e oltre ad alcuni funzionari che arriveranno mercoledì sera per alloggiare al Bifi Hotel e poi da giovedì saranno al lavoro. L'intento è quello di portare a termine proprio a Casalmaggiore le cosiddette pratiche consolari su tutti, passaporto e visti, che servono ai cittadini ghanesi e che hanno documenti in scadenza o necessità particolari. Anziché far viaggiare i nostri concittadini per diversi chilometri, spiega Samuele, dunque anziché farli arrivare fino a Roma, abbiamo deciso di farli fermare a Casalmaggiore, che sarà una sorta di punto di riferimento e di sede staccata dell'ambasciata per tutto il Nord Italia. Abbiamo ricevuto 400 prenotazioni, alcune arriveranno da Torino. Inizialmente c'era stato chiesto di organizzare il tutto a Brescia, città più grande, ma alla fine siamo stati contenti di aver tenuto duro sulla nostra prima idea di poter ospitare tutto questo a Casalmaggiore, la cittadina che ci ha accolto sin dagli anni 90 e che ci ha sempre voluto bene. Appia ha spiegato di aver preso contatti col sindaco Filippo Mongiovanni, oltre che col parroco Don Claudio Rubagotti, ottenendo da entrambi la massima disponibilità per organizzare un evento a suo modo unico e che infatti solitamente viene pensato in grandi centri o metropoli. Stavolta invece toccherà Casalmaggiore, appena 15.000 abitanti, ma punto di riferimento della comunità ghanese, la più popolosa proprio a Casalmaggiore, e quella che da più tempo ha preso casa sul territorio. Una sorta di premio o di riconoscimento per la grande integrazione alla quale da decenni si assiste.